Eccoci qua dunque a questa edizione di Contatto, parliamo di un'entità che tutti conoscono, la Chiesa, visto che in questo periodo si parla molto di partiti politici, di rimborsi elettorali. Si è parlato, a dire il vero, anche di Chiesa in un recente passato sui giornali, si è preso spunto dall'otto per mille come contributo che spesso anche involontariamente molti italiani devolvono, anche se non vorrebbero farlo. Però insomma la Chiesa è, dire Chiesa certamente non si può riassumerla in pochi minuti, però certamente possiamo dare un'occhiata a quanto incide davvero sui nostri portafogli, sulle nostre spese. C'è un sito internet molto interessante all'indirizzo icostidellachiesa.it, che praticamente non fa altro che continuare a dare un aggiornamento continuo dei costi della Chiesa, e tra poco vi mostrerò l'importo che ha raggiunto, insomma, perché è un importo annuo che si aggiorna in continuo con una serie di voci. Intanto io saluto un ospite che sicuramente su questo argomento è molto efferato ed è Raffaele Carcano. Benvenuto. Salve, Ci vede e ci sente, Carcano? mi sento perfettamente. Ecco, lei è il segretario dell'UAR, che è l'Unione Atei Agnostici Razionalisti, che è questa associazione, io la chiamo forse un po' impropriamente così, che ha sede a Roma e dà molti circoli in giro per l'Italia, e lei in particolare si occupa anche proprio di questo aspetto della Chiesa, cioè dei costi della Chiesa. Noi siamo abituati a sapere che di solito è l'8 per mille che incide, diciamo così, sui portafogli degli italiani, e che dall'8 per mille la Chiesa praticamente percepisce 1 miliardo di euro l'anno cash. È un dato corretto? È più di 1 miliardo per essere precisi, non è però la voce più significativa, paradossalmente. Una delle scoperte che abbiamo fatto, se vogliamo, con questa inchiesta, l'incidenza, ad esempio, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è maggiore perché costa alle casse dello Stato italiano 1,5 miliardi. 1 miliardo e mezzo Quindi di euro. cifre sicuramente ragguardevoli. Certo, 1,5 miliardi certamente. di euro. Sì, io ho citato poco fa il suo sito, cioè il sito dei costi della Chiesa, però ricordo che lei è anche autore di diverse pubblicazioni e è laureato tra l'altro in scienze storico-religiose alla Sapienza di Roma, e ha Certo. curato anche un volume dal titolo Le voci della laicità, e nel 2008 ha scritto con Adele Orioli, che peraltro è la responsabile degli aspetti giuridici dell'UAR, se non ricordo male, un libro che ha per titolo Uscire dal gregge, storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi. Vado a prendere intanto questo manifesto che appare sui muri di Napoli: 6 miliardi l'anno alla Chiesa, ecco la vera miracolata da San Gennaro. E cos'è stato, un miracolo affiggere questi manifesti in una città così religiosa? Quasi, anche perché li abbiamo fatti affiggere intorno al Duomo all'inizio del periodo del culto nei confronti di San Gennaro. Sì, in qualche modo il vero miracolo ovviamente non lo fa San Gennaro, noi non crediamo ovviamente nei miracoli. Il vero miracolo è quello che riesce a fare la Chiesa con la politica italiana, perché poi sono tantissime le leggi, le delibere, i regolamenti che assegnano una quantità enorme di denaro pubblico alla Chiesa Cattolica nelle sue varie configurazioni. In questi giorni si parla del finanziamento pubblico ai partiti. Beh, il costo della casta ecclesiastica è paragonabile, se non superiore. Ecco, ma adesso mostro il sito icostidellachiesa.it che poco fa ho ricordato, ed effettivamente qui c'è una cifra impressionante: si parla di 6 miliardi 86 milioni 565 mila e 703 euro. Che dato è questo? Beh, abbiamo cercato di essere abbastanza precisi, abbiamo, se vogliamo, anche sfidato la Chiesa a smentirlo. È chiaro che la cifra si compone di tantissime voci, probabilmente non le conosciamo nemmeno tutte, anzi ci arrivano segnalazioni che dobbiamo poi verificare con esperti fiscali, tributaristi, eccetera. Si compone di tantissime voci, non solo del bilancio nazionale, quindi dello Stato, ma anche delle varie amministrazioni locali, che sono
una fonte, diciamo così, inesauribile di contributi per la Chiesa Cattolica e le sue configurazioni, senza dimenticare anche le società a proprietà pubblica, ce ne sono tante, società apparentemente private ma di proprietà pubblica che erogano fondi in maniera spesso veramente quasi a pioggia, nel senso sponsorizzazioni per iniziative di cui non siete esigenti di sponsorizzare, processioni, bande che si recano in parata quando arriva il vescovo. I rivoli in cui si disperdono i fondi pubblici per fini confessionali sono veramente incredibili e siamo rimasti noi stessi sorpresi di quante siano le strade che possono essere, diciamo così, intraprese dalle amministrazioni pubbliche per finanziare la Chiesa Cattolica. Si è parlato molto di ICI in quest'ultimo periodo, in quanto la Chiesa è esentata da questa imposta comunale sugli immobili, però mi sembra di capire che l'ICI è il minimo. Sì, allora la Chiesa è esentata per gli immobili che hanno una destinazione commerciale. È sufficiente, diciamo così, che il fine commerciale dell'edificio non sia esclusivo, si dice spesso basta che ci sia una cappella all'interno dell'edificio, e l'ICI non viene pagata. Adesso si passa all'IMU, il governo Monti ha promesso di intervenire anche perché gliel'ha chiesto la Commissione europea. Però anche questo intervento non si sa se andrà in porto. Allo stato dell'arte non è cambiato praticamente nulla perché Monti pare che non voglia tassare quelle attività che sono senza fini di lucro. E quindi da questo punto di vista è sufficiente probabilmente un'autodichiarazione che non c'è fine di lucro e l'imposta non si paga. Ma la cosa divertente è che di fatto l'ICI, per quanto sicuramente considerata una tassa ingiusta, perché non si capisce per quale motivo il lavoratore dipendente che ha una casa e ci abita debba pagare adesso l'ICI, mentre fare un esempio, parroco che sta nella canonica non la canonica non debba pagare l'ICI, per quanto ingiusta non è la tassa, diciamo così, la singola voce più rappresentativa. Ho parlato prima dell'ordine religione, ho parlato dell'8 per 1000, ma per esempio i fondi che adesso vengono dati alle scuole private cattoliche li stimiamo in quasi 700 milioni, che sono una cifra estremamente alta. Ci sono poi tutta una serie di altre esenzioni come l'IRES, l'IRAP, cioè tasse che vengono pagate per attività commerciali, quando queste attività commerciali sono fatte dalla Chiesa o da enti ecclesiastici non pagano tasse. Ecco, secondo lei il governo Monti, se volesse gravare meno sulle tasche degli italiani e volesse, come dire, sgravare un po' dalle cosiddette tasse indirette gli italiani, quindi la Chiesa, cosa potrebbe fare? Ma per fare un esempio molto banale, l'8 per 1000 attualmente è un meccanismo, l'ha accennato lei prima, un po' complicato, diciamo così, un po' perverso, perché solo il 40% degli italiani è stata una scelta al momento della dichiarazione dei redditi. Ciononostante lo Stato ripartisce il 100% appunto, il gettito che viene dall'8 per 1000, del gettito fiscale. E quindi la Chiesa, che ha circa un terzo, diciamo così, dei contribuenti che la scelgono, si ritrova con circa il 90% del 8 per 1000 del gettito fiscale. Se lo Stato decidesse che solo le scelte, il governo decidesse che solo le scelte effettivamente espresse varrebbero, lo Stato risparmierebbe 600 milioni l'anno. 600 milioni l'anno e quindi sarebbero soldi che rimarrebbero nelle casse pubbliche e inciderebbero per una percentuale, seppur Non minima, si sugli dovrebbe. interessi del debito. E non si Certo. dovrebbero mettere altre tasse oppure prendere provvedimenti come sono stati quelli presi negli ultimi tempi che molti cittadini contestano perché effettivamente c'è stato un aggravio della tassazione negli ultimi tempi, una diminuzione dei servizi. Insomma, i modi per essere impiegati potrebbero essere tantissimi. Ecco, le regioni secondo lei quanto incidono nel finanziare magari anche contro volontà le entità religiose, visto che in questi giorni peraltro si parla dell'inchiesta in Lombardia dove pare che Formigoni fosse importante in regione per poter sbloccare fondi destinati alla sanità o comunque alle imprese collegate a Comunione e Liberazione, che di fatto è un'entità
religiosa. Ecco, secondo lei quanto incidono le regioni da questo punto di vista? Incidono tantissimo. Noi abbiamo fatto dei test sulle delibere di tre regioni non particolarmente, diciamo così, connotate dal punto di vista religioso, cioè Liguria, Marche e Basilicata, per andare a vedere le singole delibere quale fine avevano, cioè se era un fine appunto universale, che quindi riguardava tutti i cittadini, oppure un fine specifico, allocazione diretta di risorse a favore di entità della Chiesa Cattolica. E anche in queste regioni non particolarmente connotate, non particolarmente grandi, vediamo un flusso di denaro pubblico che viene impiegato anche in maniera significativa, che so, centinaia di milioni di euro per il turismo religioso, per fare un esempio, quindi fondi che vengono dati alle organizzazioni cattoliche che si occupano del turismo religioso. Ho detto prima delle scuole private cattoliche, ci sono poi tutti i finanziamenti, spesso a fondo perso, per progetti che non hanno, diciamo così, un'utilità diretta per tutti gli utenti della regione. Ma poi ci sono anche finanziamenti, appunto, come ho detto prima, diceva lei, agli ospedali, alla sanità privata, che molto spesso ha un'origine religiosa, appartiene a enti ecclesiastici, sono cifre di centinaia di milioni di euro. Quindi ecco, ne vorrei leggere. Dipende dalla regione. È chiaro che una regione come la Lombardia, con un presidente come Formigoni, eroga veramente cifre imponenti alla Chiesa Cattolica. Ci sono stati tanti libri inchieste, c'è stato il libro di Pinocchi, per esempio, su Unione e Liberazione, che è abbastanza significativo. È un sistema di potere, e l'abbiamo visto all'opera in questi giorni, ma anche nelle cose più assurde, cioè per esempio i religiosi anziani non autosufficienti prendono un contributo da parte della regione Lombardia. Non si riesce a capire perché. No, stava quasi dicendo religione Lombardia. Religione Lombardia. Esatto. No, ho letto qualche voce, scorrendo qualche voce, troviamo 257 milioni per altri contributi erogati dai comuni, per cui questo mi sembra di capire che anche molte amministrazioni comunali a loro discrezione donano, diciamo così, soldi alla Chiesa. Praticamente tutte. Ci sono poi le province, che tra l'altro è un ente abbastanza contestato, che anche loro a loro volta danno dei contributi. Ripeto, i fondi possono essere i più disparati, si pensi solo al fatto, alla presenza ovviamente che nessuno può negare, di molte persone in difficoltà economica. Se i comuni erogano dei contributi a queste persone, devono dichiarare i nomi di questi beneficiari, quindi in qualche modo questi beneficiari, persone che sono in difficoltà economica, vengono esposte, perché c'è un albo. Il loro nome viene reso noto a tutti in quanto persone in difficoltà economica. Però ci sono quei comuni che erogano le stesse cifre alla Caritas, per esempio alle parrocchie, per gli stessi fini, e le persone che sono beneficiarie di questi contributi non risultano nessuno, quindi ci si basa praticamente sulla fiducia. Non c'è alcun tipo di rendiconto da parte delle organizzazioni cattoliche dei fondi che vengono erogati. È chiaro che poi la persona in difficoltà è incentivata a rivolgersi, per esempio, alle organizzazioni cattoliche, perché in questo modo nessuno viene a sapere che sono persone in difficoltà economiche. C'è un'evidente distorsione da questo punto di vista del sistema, che mette in difficoltà non solo la persona che è beneficiaria, ma costituisce anche, diciamo così, una ferita alla laicità, perché poi con questi fondi di cui dispongono le organizzazioni cattoliche sembrano essere, diciamo così, particolarmente dediche all'altruismo, alla beneficenza, quando in realtà dietro ci sono molto spesso ingenti contributi pubblici. Certo. Ecco, quali sono gli strumenti a disposizione degli italiani, di un cittadino, per poter evitare che dal proprio portafogli escano soldi per la Chiesa, al di là poi che sia credente o anticlericale? Non è questo il punto. Il punto è che siamo in un momento di crisi e, visto che a quanto pare, su quello che dice lei e quello che immaginiamo, insomma, il governo non è molto propenso a tagliare soldi alla Chiesa, e comunque le regioni sono governate di fatto da preti senza toga, quali sono appunto le armi che il cittadino ha per potersi difendere eventualmente da questa tassa in più che non vorrebbe pagare? Sarebbe simpatico trovare il modo per fare qualcosa di questo genere. La realtà è che non si può neanche consigliare un voto particolare rispetto a un altro, perché purtroppo i sostegni economici alla Chiesa Cattolica vengono forniti sia da destra che dal centro che dalla sinistra, magari in misura tranne i radicali, tranne i radicali e...
i radicali forse sicuramente Grillo, forse sono Grillo, forse Grillo. radicali, forse Grillo, alcuni partiti di estrema sinistra sono abbastanza, sono meno disponibili a concedere finanziamenti alle confessioni religiose, però stiamo parlando comunque di forze politiche che messe insieme fanno il 10%, Certo, non di poco. più. È poco, o c'è un cambiamento veramente consistente da questo punto di vista dell'atteggiamento da parte dei politici, o anche un voto diverso da questo punto di vista, è poco capace di incidere. Se qualcuno volesse far parte del team dell'UAR, cosa fa? Che contributo potrebbe dare? Cioè, che aiuto potrebbe dare per creare e contribuire a creare uno Stato un pochino più laico? Può dare tantissimi contributi, non è necessario che si iscriva, anche se ovviamente è benvenuto, ma noi abbiamo tantissime attività che facciamo, anche solo le attività di informazione, cioè diffondere informazioni dal territorio di cose che succedono appunto nelle località più sperdute, che molto spesso sembrano incredibili e che in realtà non lo sono. Quindi anche solo la segnalazione, anche solo collegarsi al nostro sito, discutere, parlare, mettere in circolo notizie è importante perché talvolta notiamo che queste informazioni vengono riprese da altri mezzi di informazione, diciamo così, più importanti, la notizia si amplifica e si innesca, diciamo così, un circuito positivo. L'abbiamo visto l'anno scorso proprio sulla questione dell'ICE, dei costi della Chiesa in generale. Noi si parlava ovviamente di come intervenire sul disavanzo pubblico già ad agosto, noi abbiamo fatto un comunicato stampa, è stato ripreso da un quotidiano nazionale autorevole, altri si sono inseriti in seguito su questa discussione e quindi si è innescato da questo punto di vista un circolo virtuoso. Ecco, si tratta semplicemente di riuscire a entrare in contatto e a fare rete su queste informazioni, anche su questa protesta, quando ovviamente ci sono i canali per metterla in pratica. Certo, io direi che se non ha altro da aggiungere, per me può bastare così. Perfetto. Va bene così, non c'è assolutamente nessun problema. La ringrazio per lo spazio che ci ha dedicato. Io ringrazio lei, ricordo sempre il sito dell'UAR all'indirizzo uar.it con tutte le informazioni, anche se volete chiaramente contattare per dare un aiuto, un sostegno, quantomeno dare il vostro contributo dal vostro territorio. Sì. Anche chiedere aiuto, perché forniamo anche questo servizio di Certo. consulenza per persone, per cittadini in difficoltà dal punto di vista laico. Benissimo, io ringrazio allora Raffaele Carcano, che è segretario nazionale dell'Unione Atei Agnostici e Razionalisti. Credo che per oggi sia tutto, ci risentiremo presto con altre edizioni di contatto. Grazie a tutti e a presto. Grazie a voi.